Se riesco a far concentrare Damien sull'hard drive, troverò Nikki. Conosco Damien, cederà. Devo essere paziente. E ora mi serve Bedbug. E andiamoci a prendere Bedbug, ragazzi. Ce lo andiamo a prendere qui. Ma come trasporto rapido non disponibile? Vaffanculo. Adesso è disponibile? Adesso sì. Ho letto il giornale. Parlava di un inseguimento a tutta velocità vicino a Parker Square. Praticamente la firma di Aiden Pierce. Nikki è con te? Certo. L'abbiamo letto insieme. E le ho evidenziato tutte le tue azioni tipiche. Era molto spaventata. Non ti conosce bene quanto me. Passamela e basta. Calma. Ah, la manipoli. Manipolama. Va bene. Ok, avete capito. Piccolo server nascosto dietro una porta chiusa. E un esercito di teppisti. Ora capisci perché mi serve il tuo aiuto. Sai come entrare. Ci sto lavorando. Ora passami Nikki. Questo era facile. Aiden. Ehi. Tra poco tu sarai libera. Ma che succede? Questo parla come se fosse amico tuo. Non siamo amici. Non più. Ehi Nikki. Non starlo a sentire. Hai paura che riveli i tuoi segreti? Io non ho segreti. Si sta convincendo? Dai, Aiden. Ti aspetti che ci creda. Siamo fratelli. E allora non dovresti darmi un po' di tregua? Davvero? Io sono tenuta prigioniera dal tuo amico, ma devo darti tregua. Beh, detta così sembra davvero brutta. Oh, ti ho ferito. Dimenticavo quanto sei sensibile. Mi conosci? Ho il cuore tenero. Bambini, basta. Spero che il tuo piano sia buono. E anche Nikki. Tutto stronzo. Non è un lavoro per Tyrone. Bedbug è un rischio, ma ho la sensazione che sia il bersaglio perfetto. Non ha niente, ma ha molto da perdere. Facile da intimidire. Ambizioso, ma pigro. Bene, parto da casa sua. Entro nel suo telefono. E registra tutto. Beh, è così. Sembrerebbe anche facile. Allora, tu non sei Tyrone, vero? No. Vabbè, anche era lì, a posto. No! No! Circuito. Oh yes, baby. Dove partiamo? Da qua. Destra, ok. Forse di qui, di qua e c'è. Però non c'è di qua. Stronzino questo. Ok, forse ce l'ho. Sì, ce l'ho. Perfetto. Hai detto che mi portavi al mercatino. Allora, che cosa devi fare di tanto importante? Ok. Lavoro, nonna, lavoro. Beh, ma perché? Adesso hai un lavoro e non mi dici niente. Non è esattamente così, nonna. Ma c'ha 15 anni questo. Nonostante il fisico un po' tozzo. È un lavoro per Bedbug. Dai, nonna! Bedbug significa niente. E invece sì. Significa che sono un fico. Oh, fighissimo, guarda. Ti spompinei. Che Bedbug piace un sacco alle donne. Mi fa schifo. No, non è così che ti ho educato. Sì, arrivo. Devo andare, nonna! Ti voglio bene! Sì, ti voglio bene anch'io. Anche se devo dire che sei un po'. Povera nonna.
Vediamo che cosa ti è. Seguilo per il ricatto, non farti vedere, ok? Va bene. Nemmeno te ne accorgi. Sale in macchina? Tanto, in caso c'è la macchina lì dietro. Va bene? Yes! Che cosa vuole fare Iraq? Per controllare un villaggio. Finge di essere amico. Dici che tutti quelli che stanno fuori sono dei pazzi, che vogliono rubargli tutto. Metti occhi e orecchie in ogni casa. Sai quello che conta? Va bene, classica missione alla GTA. Easy. Soprattutto 4. Allora, metti una buona parola per me. Non lo so ancora. Perché dovrei? Lui passa di lì, quindi noi facciamo il giro. Voglio contare qualcosa. E dai, ti porto sempre dovunque vuoi andare. E sono puntuale, B. Non ti ho mai deluso, nemmeno una volta. È vero, è vero. Per questo voglio tenerti lì dove sei. No, ascolta, sul serio. Vuoi fare carriera? Non dovrei... C'è delle colorazioni in sto gioco che sono veramente incredibili, oh. Allargando a Park Square. Ci parlo io. Ok. Oh merda, non è che ha capito qualcosa? Iraq sta isolando tutta la zona. Ma come lo sto perdendo di vista, zio? È davanti a me, letteralmente. Che fai, come Assassin's Creed? Ricordi quando Fly e i suoi sono spariti? Hanno esagerato e... Iraq li ha fatti fuori di persona. Lo so, perché ho seppellito i corpi. Ehi, abbassa quella voce, cazzo. Sai che tuo cugino ha la paranoia che quella storia si sappia. E dico quello che mi pare. Eh? Cosa? Sei paranoico anche tu? Solo quando ci sei... Speriamo non giri a destra, ma non credo. Bene. Lo ricatterò con questo. Se Iraq lo sente, Bad Bug finisce sepolto in una discarica. Minchia, ha distrutto tutto. Ok. Chiacchero. Oh, Song Sneak 923. A posto. Sì, ma deciditi nella vita, eh. E stai attento. Come sempre, B. Ok, va seguito. Ma io come lo seguo? Ragazzi, sono un fottio. Come cazzo faccio adesso? Non so. Vediamo se magari... Hai il diritto di succhiarmi il cazzo. Amico, sei pazzo. Hai il diritto di... Ma fai il countdown, ma ce l'ho davanti. Piantala. Qua. Minchia, che corsa che ho fatto, raga. Il bambino era innocente. L'hanno ucciso davanti alla madre. Hai le schede? Sì, Pi. Cosa? Tutto lì dentro. Che mi dici di Iraq? Non pensare a Iraq, pensa a me. Non posso abbatterli perché tipo verrei visto subito. Boh, io me ne vado qui. Si sa mai. Anche l'omino con l'elmetto. Minchia. Arriva Bad Bug. Ehi, come butta? Posso parlare con Lil Juice? Ma certo che sì. Da solo. Ti spiace se... che cazzo? Ti fai un giro? Sì. Ti faccio. Ok, buono. Uno se ne va. Buono. Buonissimo. Aspettano qualcosa. Quell'altro volendo lo posso atterrare. Bene, perché ora tratteranno con me. E credimi, mi ricorderò di te. Ok, se ne va lì. Vediamo che quell'altro coglionazzo vada via. Aspetta, 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 sono in difficoltà. Ma come? È davanti a me, minchia, oh. Ok,
Quello però va ucciso per forza. Ok, dietro l'angolo. Riparo lì, posto più sicuro. Salto qui. Ehi, Rabbit, che c'è? Ho un'informazione che ti piacerà. No. Dimmi. Non qui, però. Vediamoci. Ce li hai i soldi? Come non qui? No, zio, no! No, perché ti costerà. Ma ne vale la pena, fidati. Questo si vedrà. Finito il giro delle sette chiese? Che cazzo succede? A posto, B, stiamo scherzando. Sì, lo vedo. Io però vi avevo detto di tenere quei cazzo di occhi aperti. Devo dire ai Rack che due stronzi hanno lasciato entrare qualcuno qui dentro. Non è entrato nessuno, gli uomini sono tutti fuori. Il posto è sicuro. Sarà meglio. Usa le telecamere, ok. Tu me ne dessi una, magari. È un bambino sto gioco. Lo devi sgridare. Aspetta, che lui vuole che io faccia questo. Senti, quel che so vale 500. Che cazzo sei venuto a sapere che costa così tanto? Guarda che se non paghi non ti resta molto da vivere, eh? Ah, adesso mi minacci! Non fare lo stronzo con me! Credi che Iraq non lo verrà a sapere? Sei fuori di testa! Ah, Buck, Iraq, davvero? Ma che devo intervenire? Tuo problema, cazzo. Ok, ok, ok. Va bene, dimmi cosa sai. Tieni e niente cazzate. Senti, ti diranno di andare alla matta e lì ti ammazzeranno. Tutte stronzate. Oh, ehi, ehi, ma che cosa fai? Andiamo, B. Ok, bene, scappa. Rabbit, scappa. Rabbit ha derubato Iraq. Se vedi quello stronzo, sparagli. Io vado, Fu. Se si vede. Ma cazzo lo chiamo così? E tu chi sei? Aiden Pierce. E posso fare di più se collabori. Cos'è la matta? Ok, ok, portami via da qui e te lo dico. Bene, c'è da fare fuori tutti. Fantastico. Così non va bene. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, ok, 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 ok. Aspetta. Dammi una telecamera, lì. Cavolo, non voglio morire. Vai avanti. Ricevuto. Ma porca troia, va a culo, ma... aspetta! È stato visto subito. Morto? Vabbè, l'avrebbero visto comunque, mettiamola così. Hackera. Ok, è tutto pronto. Tu lo porti alla fabbrica e i miei uomini lo ammazzano. So che è un amico, questo è un test. Fallo e sarai ricompensato. Merda. Iraq vuole far ammazzare Bedbug. Devo eliminare il plotone di esecuzione. Abbandona l'area, ciao. Vabbè, forse poteva andare meglio? Sì, poteva andare meglio. Decisamente meglio, ma va bene, ci accontentiamo. Il nostro l'abbiamo fatto. Iraq se ne sbatte di questi galoppini.
Ma una banda non può avere anelli deboli. L'ho già visto succedere. Non ce la metti tutta e ti fanno a pezzi. Ma se Bad Bug dimostra di avere i numeri, Iraq salta la faccia e lo esalterà parecchio. Ok, non è un lavoro per Tyrone. Completata atto 2. 1000 XP e un punto abilità, ne abbiamo 6. Vediamo cosa sbloccare. Priva il nemico di chiamare rinforzi. Ah, certo, subito. Come no? Che tempismo, il tuo fidanzatino Maurice si stava lamentando. Dice che hai capito male, che è stato incastrato. Posso sparargli un paio di colpi nelle rotole? No, non puoi. Ah, sei così prevedibile. Non ti faccio più favori. E invece... Ti serve un favore. Tendo un'imboscata. Dovresti portarmi un po' di esplosivo, ce la fai? Posso fare tutto. La domanda è... Voglio farlo. Aspetta. Bastardo! Aspetta. Sai che ti dico? Va bene, sì. Fammi radunare i ragazzi e ci vediamo lì. Ah, ci mancherebbe anche altro. Jordi Chin.